presentiamo il progetto con Giuseppe De Nicola e con Giuseppe Scelza. Giuseppe De Nicola. Giuseppe De Nicola. Allora, il progetto di Public Image, perché immagino che con Scelza avete già fatto un Sì. passaggio, e il progetto di Public Image è stato realizzato proprio con il Majestic, proprietà della Socisec, di cui il dottore Scelza è l'amministratore delegato. Siamo qua insieme, gli ho chiesto di farmi compagnia perché è un progetto sul quale abbiamo scommesso entrambi. Come anticipato prima nella presentazione, abbiamo questo nostro modello di marketing on reward, dove a fronte di una somma iniziale che viene investita dal cliente, il risultato in termini di valore viene generato però i ritorni che questo progetto realizza. E un anno fa, quando ci siamo conosciuti, sostanzialmente c'era l'esigenza di, come dire, di rivedere il modello di business del Majestic, che era un centro dedicato ad ospitare sale di coworking, uffici e tutto il resto, e che in qualche modo, diciamo, anche legato un po' a questo momento congiunturale particolare, aveva delle criticità a sviluppare delle cose. Quindi abbiamo immaginato insieme, avendo lui delle enormi competenze e nel campo della logistica, abbiamo in qualche modo unito dei punti rispetto anche al fatto che nel campo delle vendite online c'era una crescita enorme a due cifre negli ultimi anni. Trasformando il modello di business del Majestic con l'integrazione di tutti i servizi che in qualche modo erano già presenti ma non organizzati in maniera strutturata all'interno, e integrando a questo anche un piano marketing dedicato con un portale web 2.0 che avrà l'ambizione, come dire, di ospitare aziende che fanno e-commerce negli spazi che sono in via di completamento nell'area del Majestic, e che sostanzialmente daremo un supporto, come dire, flat nell'ambito del canone, di una serie di servizi integrati, cioè pagando il canone mensile per mettere i prodotti nei depositi, si avranno una serie di vantaggi in termini di logistica, in termini di customer care, di marketing e così via, diciamo full. Quindi l'innovazione forte, quella che appunto si crea al sud, parte dal sud, questa idea dell'e-commerce center, e che in qualche modo unisce tutta una serie di servizi, dal deposito alla locazione, alla logistica, al marketing, alla consulenza legale, alla consulenza IT, e così via, in un'unica struttura che ha anche la piccola grande ambizione di diventare un punto di riferimento non solo territoriale, avendo rapporti, creando rapporti dove noi, essendo noi coinvolti come public image anche con tutto il tessuto digitale, le università, Confindustria, eccetera, eccetera, di attirare, diciamo, imprenditori che vogliono fare e-commerce o imprenditori che già lo fanno, per dare loro un valore aggiunto in più. Cioè, oggi nelle vendite online, grandi volumi di crescita, margini contenuti per la grande competizione, noi cercheremo di dare loro un valore aggiunto in termini di marginalità, di margine operativo lordo. No, scusa. Volevi? No, io volevo chiedere, in sintesi, con pochi aggettivi, i punti di forza, in modo Allora, il tale punto da di essere forza proprio alle diretti. aziende che fanno e-commerce: diamo uno spazio fisico dove insediarsi e dove tutto intorno, a distanza di pochi metri, trovano i servizi necessari per poter vendere meglio online, guadagnando di più rispetto a quello che oggi fanno. Ma io posso dire una cosa, sarò amico, sarò ruffiano, parliamo un po' di public image, no? Perché la cosa incredibile è che Peppe qui è sempre presidente, premio best practices, no? Però mi sembra giusto, lo faccio io che lo conosco da 20, non so quanti passanni, cioè, Da quando avevo 20 anni, siamo adesso ne ho 23. vecchissimi. Adesso. Parliamo di un'agenzia, che diciamo un'azienda che c'è dietro, che è veramente un punto di eccellenza nel marketing e nella comunicazione. Perché lui, questa cosa di cui ha parlato oggi, ne parla con grande naturalità, però ci sono quei 10 secondi che gli scatta l'idea, ogni volta sono sempre 10 secondi che rivede un business da capo. E quindi volevo capire un po' dal tuo punto di vista quanto è facile oggi fare questo mestiere nel momento della crisi. Smetti i Allora, panni da presidente. smetto i panni da presidente, ma io credo che oggi non sia facile nessun mestiere, fare nessun mestiere. Credo che oggi abbiamo, come dire, il compito di rivedere le nostre prospettive innovando. Io lo faccio nel campo del marketing, cioè resistendo in qualche modo a questo momento difficile, cercando in qualche modo nuove strade per me, per i miei clienti, per quelli che in qualche modo si affidano a noi. Non è facile, sicuramente. Ma io penso che, e lo vivo con dei miei clienti che lo stanno facendo l'innovazione,
non dico, non faccio retorica, chi innova cresce, chi non innova prima o poi chiude. È l'esperienza che io, come dire, col dottore Scelza non ho condiviso semplicemente una commessa, abbiamo condiviso una sfida. Sì, devo dire che anche da parte mia è stato un modello nuovo di interpretare un lavoro con un professionista del marketing che è uscito fuori dagli schemi tradizionali del professionista e si è calato molto in quella che è poi la vera esigenza che ha l'imprenditore, quello di vedere il professionista anche tra virgolette partner delle iniziative, cioè public image. Mi è piaciuto molto perché ha detto: io partecipo all'investimento in termini di risultato, quindi vuol dire che oggi non è solo l'obiettivo di vendere una prestazione professionale, ma è anche quello di accettare una sfida. La mia prestazione professionale contribuirà al buon risultato dell'attività imprenditoriale. Questo mi è piaciuto molto. E poi devo dire che nel modello Majestic E-Commerce Center, avere un'azienda come Public Image che può fornire servizi professionali non solo al Majestic ma a tutte le aziende che fanno rete, creiamo le condizioni perché possa poi creiamo le condizioni alle imprese che vi lavorano di avere online, cioè voglio dire in tempo reale, delle prestazioni professionali che le aiutano a superare le difficoltà quotidiane. Oggi per le piccole imprese, per le start-up, credo che le difficoltà maggiori siano legate proprio al fatto di non avere, di non lavorare diciamo in un contesto che faciliti il lavoro quotidiano. Quindi noi vogliamo creare appunto le condizioni professionali e di servizi perché si trovino non nel deserto a lottare contro tutti, ma a fare rete, a fare squadra e a ottenere tutti insieme dei risultati andando nella stessa direzione. Ma infatti io trovo, conoscendo bene Public Image, che sia una vecchia azienda molto moderna, nel senso che incarna bene un concetto, cioè la vecchia divisione tra il consulente e chi fa i servizi è stata completamente superata da loro. C'è una parte consulenziale, però poi all'interno trovi la capacità grafica, la web, tutte le politiche, e questo secondo me è il modello innovativo. Anche io vengo dal marketing, conosco bene la realtà di Peppe, e in questo credo che stia poi il successo anche di un concetto di, come lo chiami tu, marketing o reward, marketing, cioè partecipo con te. L'acronimo è more. Sì, sappiamo anche che chi è mandato a prendere le more. Si è molto pubblicizzata. Sì, no, le more le ha prese Luciana, che ringrazio, Luciana D'Amico, la nostra designer, l'autrice della brochure che è stata distribuita. Eccola là. Se la inquadri un attimo, perché è... Abbiamo simulato sulla copertina lo screenshot. Bellissimo. di un iPad, anche con l'effetto ruvido. Qua, oltre Luciana D'Amico, ci ha lavorato Grafica Metelliana, che è la tipografia che ha stampato. Colgo l'occasione per ringraziare Francesco Altini, che ci sta fotografando, Nico D'Andretta, che sta a casa, e la nostra Francesca, Carmela, Federica, Fabrizia che ha detto alle relazioni digitali del premio, perché chiaramente come Public Image siamo sponsor tecnici, esatto, a soffrire il caldo, però devo dire anche a godere di questa bella area di innovazione che ci stiamo. Io non voglio sottrarre tempo alla mia amica Elena, che ci ha già raggiunti. Stavo leggendo che hai messo anche il mio nome. Grazie.